Benvenuti a una nuova puntata di Wine Bar. Siamo a Catania, siamo in una città bellissima, siamo ospiti di una struttura che è il Romana Palace, un posto veramente delizioso, molto molto bello, che ci ha permesso di fare queste due puntate. Sono con degli ospiti anche molto interessanti. Parliamo dell'archetipo del femminile, della donna siciliana, questa donna che accende tanto poi il meccanismo di innamoramento del maschio, no? La donna siciliana è stato sempre un archetipo di grande femminilità. E ne parleremo anche per capire se c'è stato un cambiamento, un mutamento, c'è stato qualche cosa che nel tempo, quindi ieri, oggi e domani. E per lanciare questa tematica abbiamo scelto un frammento del film Malena. Abbiamo visto questo frammento del film Malena e io sono qui con Berta Ceglia, che è un'attrice, sì, che è regista, sì, che stasera si presta ad essere un attimo la nostra padrona di casa, quindi presentarci chi ci è venuto a trovare. E lo faccio subito, lo faccio subito. Renato Gervasi, Compagnia della Bellezza. È un, abbiamo definito prima della chiacchierata che abbiamo fatto, un filosofo del capello. È una cosa che mi piace lui particolarmente. Non ama gli inglesismi, no, in genere. No. Hair designer, però dici meglio filosofo dei capelli. Poi no, la traduzione letterale sarebbe disegnatore, sarebbe sì, creatore. Un, ma penso che tu vada molto oltre. E poi oltre. Anche filosofo, perché praticamente dalla parte, ma con la professione che ognuno di noi fa, dal ballo alla musica, a tutt'altro, quando uno lavora in maniera molto specialistica a qualcosa, si apre un mondo e si apre il tutto. Perfetto, poi avremo modo di approfondire, però adesso vediamo un attimo chi sono gli altri amici che ci sono venuti attorno. Giovanni Cannistra, stilista. Anche lui stilista, però stilista di abiti, quindi creatore di moda, creatore possiamo di moda definirlo così. Si conoscono loro, quindi hanno questo già, questo microlinguaggio di comunicazione da loro che è bellissimo, che mi manda molto in crisi, perché si guardano come, chiaramente loro dicono delle cose che sono assolutamente forse per loro note, ma che io che vengo da un altro territorio forse sono un attimo. Però voglio dire, è bellissimo, avete un rapporto di comunicazione non verbale eccezionale. Chi è che lo studiava? Mi pare la signora che... entrambi, perfetto. Posso continuare? Certo. Giusy Vittorino, coreografa, danza. Una donna splendida, una donna che non ha molto della siciliana, devo dire la verità, a livello di bellezza, di fisicità. Ah, grazie. Però, grazie, il contrario. È probabile che le 35 dominazioni che abbiamo avuto hanno, sì, lasciato, infatti, il segno. Infatti ho visto che c'è questo miscuglio di colori, sì, incredibile, sì, anche sì, tu come donna siciliana. Io sono normanna, no, io sono la siciliana pura, anche lui è un po' normanno. Sì, è vero, eh? Però io nell'archetipo, no, c'è in questo meccanismo che si crea un po' in astrazione, junghiano, la donna siciliana è bruna, è scura, i capelli... Sì, appunto, come la ragazza cucinotta, insomma. Sì, sì, sì. Questa sì, è... E beh, la parte spagnola, la parte araba, la parte andaluza. Vediamo un attimo ancora chi sono gli altri. Certo. Vincenzo Spampinato, cantante. Cantante. Normanno. Normanno. No, voglio dire, no, era... no, perché, perdonami, ti ho rovinato... No, tu, perché non abbiamo gli nulla, stessi occhi, per cui tu sei un normanno molto, no, più... Cioè, io sono vichinga. Con l'amico, capito, volevo dire, cultore del capello. No, io direi sicuro che il capello se l'è mantenuto. Sì, l'ultimo baluardo però, degli però, diciamo anni 70. Però, diciamo la verità, andrebbe un attimo corretto, sì, diciamo, no. Infatti io non lo frequento. No. Lui ama i suoi capelli. Sì, ma lo vedo perché un ruolo importante quello che fanno parte dell'appartenenza a un'epoca, a un territorio, sì, a un, sì, certo momento. I miei figli vorrebbero che io andassi da lui e magari a darmi... Però tu perderesti un attimo della tua personalità. Sì, è un po' la storia di Sansone il capello. L'ho sofferto anch'io questo problema. Io portavo i capelli molto lunghi perché fin da ragazzo li ho portati molto lunghi. Poi a un certo punto mi sono reso conto che era il momento di tagliarli, perché non è facile poi...
con l'età portarmi. Lui non è cambiato. No, però lui no, devo essere sincero, proprio c'ha un volto assolutamente in sintonia. Appena mi avvisano che stanno per cadere, io li anticipo, li taglio. Antonella Carbone. Antonella Carbone è a parte rappresentativa per la, della FISAR. Federazione Italiana Albergatori Ristoratori. Perfetto, che è diciamo un po' l'altra scuola di pensiero, perché c'è l'AIS e poi... La FISAR nasce da una spaccatura che avvenne più di 30 anni fa. Sì, ho visto, io ho incontrato il vostro presidente, il presidente nazionale, che mi ha parlato veramente di un organismo che è cresciuto enormemente e che realmente moltissimo. Si sta attivando, sta facendo delle cose molto concrete in effetti, però nella vita sei anche... Mi occupo di riabilitazione psichiatrica. E questa è una cosa che mi preoccupa un po', cioè cos'è la riabilitazione psichiatrica? Cioè, per senso, noi. Perché riabilitazione psichiatrica, la capisco quella motoria, la riabilitazione psichiatrica... Che... Si lavora sulla psiche. Sì, ma in cosa consiste in termini operativi? Beh, diciamo che lì dove le abilità non esistono si abilita il paziente ad acquisirle, lì dove si sono perse si riabilita il paziente ad averle. Chi è il tuo paziente tipo? Cioè... Beh, il mio paziente tipo non esiste, cioè nel senso sono tutti, perché insomma è una casistica molto varia quella della quale mi occupo, anche se un se occhio particolare perché... forse io lo rivolgo agli schizofrenici, che sono quelli con i quali io lavoro. Quindi malati psichiatrici, sì, veri pazienti, e propri, psichiatrici, insomma, sì. Non quelli che hanno un disturbo. Però io mi occupo anche di relazione d'aiuto, quindi anche dei soggetti cosiddetti sani. Beh, non è difficile stabilire la sanità, insomma. Sì, il confine è molto sottile tra normalità e follia. Ci abbiamo fatto varie puntate sulla normalità, perché io penso che la normalità poi sia veramente difficile da definire. Però adesso parliamo un attimo di questa donna siciliana. Allora vorrei chiedere un po' ai nostri amici, partendo proprio dal nostro filosofo del capello, cosa ne pensi del... Io faccio un riferimento molto terra terra, cioè certo. Io riferimento alla donna siciliana. La donna a cui mando un pensiero anche ora in questo momento è la mamma, ormai ce l'ho nel cuoricino. Certo. Quindi un po' come noi napoletani, in effetti, sì. La mamma è la mamma, insomma. Sì, ormai la mamma, io ce l'ho nel cuore e per me l'archetipo è quello, cioè quello che mi ha, è quello che percepivo del carattere di mia mamma e del fatto che non riuscivo a capire, ma oggi lo capisco. Perché c'era mio padre che ogni tanto a casa faceva le sue sfuriate, alzava il tono della voce, così, però mi era sconosciuto perché si faceva sempre come diceva mia mamma. Quindi era lei che comandava in realtà, no? Nel senso che guidava, e quindi questo archetipo che io, quello della mamma, come grande riferimento. Legandolo al mondo siciliano, legandolo alla donna siciliana, cioè la tua visione della donna siciliana in qualche modo è quella, coincide con quella del film Malena, cioè coincide con questa donna che è un po' il, possiamo definirla, lo stimolo al peccato, la possiamo definire anche una donna che in qualche modo nasconde la sua femminilità. Ora, giocando con questo, io dico sempre che ultimamente... No, ti interrompo perché è arrivato un attimo il sommelier che mi ha portato a vedere il vino. Ecco qui, ecco, questa è la donna, è l'archetipo della donna praticamente. Donna fugata. Ah, ecco, Donna Luna, ma questa è di Donna Fugata, no? Sì. Ah, perfetto, la signora Rallo, no? La conosciamo, è una persona assolutamente stimabile, una delle più grandi produttrici siciliane, possiamo definire. Ce lo racconta un attimo, se hai la possibilità di avere... La signora deve raccontare. Facciamo insieme, non lo so. No, vabbè, Antilia è uno dei bianchi della casa vitivinicola Donna Fugata, Inzolia e Catarratto sono i vitigni con cui viene fatto questo vino, con i quali viene fatto questo vino. Sono autoctoni, sì, sono. Oggi è tutto siciliano, no? Quindi in effetti che caratteristiche ha questo? Le caratteristiche sono di possiamo definire un vino di pronta beva, ecco, un vino. Solitamente si definisce così un vino che si può utilizzare senza pretese, insomma, di particolari, insomma, senza esigenze più che pretese particolari, un vino che si può bere con quello, insomma, che andiamo a mangiare. Sono oggi. Contento che abbiate scelto praticamente questo vino, perché ripeto, stimo molto l'azienda che... Sì, tra l'altro Antilia proprio va bene con l'argomento, perché è, credo, un'evoluzione del termine entella. Non so se proprio fa riferimento alla docca, anche contessa Entellina, Entella credo fosse proprio un personaggio mitico. Mitico. Ti chiedevo se praticamente tu hai notato
che in qualche modo questo archetipo che viene fuori dalla filmografia, dai romanzi, è rimasto così com'è oppure c'è una variazione? C'è questo... A volte nei film si celebra quello che non si, si vive poco nella vita. Spesso ultimamente mi diverto perché mi affascina questo, questo mondo del mio lavoro, mi diverto, io dico faccio la riabilitazione per molte donne. La riabilitazione? Ma sì, perché bisogna riabilitare la femmina, o il femminile o il femminino, a seconda dove ci vai, perché ci puoi andare da tante parti. E la femmina ultimamente è molto sofferente. E addirittura molte volte mi... Io sapevo che fosse molto sofferente il maschio. Mentre finisco... quando parliamo di femmina, parliamo del femminile, che è una parte che abita sia il maschio, sia l'uomo che la donna. Assolutamente d'accordo. La donna in una qualche maniera dovrebbe incarnare il femminile, cioè dovrebbe essere testimonianza di questo. In realtà c'è poca dimistichezza con questa dopo parte. Dopo il 68 c'è stata questa rivoluzione. C'è poca dimistichezza con questa parte, che è una parte che mia mamma riconosco moltissimo, che era quella proprio dell'accoglienza, del contenere dentro di sé il mondo. Invece oggi, nel miscelaneo dei ruoli, sono le ultime invenzioni fatte negli ultimi 30, 40 anni, 50 anni, io dico si vuole sostituire qualcosa che ha milioni di anni con qualcosa che nella testa abbiamo da soltanto 50 anni. Questo è molto interessante. Però confusione se enorme. Non vogliamo esplicitare in maniera più chiara. Confusione perché... enorme, dolore enorme, perché gestire una cosa che si è capita con la testa è molto molto difficile. Nel senso che l'impreparazione moderna della donna è... Ma non impreparazione, cioè... Il femminile è preparato da milioni di anni. D'accordo, ma tu dici adesso nel discorso... Ora c'è la conoscenza. La conoscenza è l'uso che se ne fa della conoscenza, che in genere serve molto poco per vivere la vita, per abitare la vita, come dico io. Allora, scusa, quello che mi sfugge è il recupero di questo femminile. Il femminile, il vissuto, l'andare verso l'altro, nell'accogliere l'altro, è molto poco vissuto, perché lo si vede nell'abbigliamento. Molte volte si è abbastanza... castigati, per esempio è facile vedere tra virgolette un travestito che è femminile piuttosto che una donna che sia femminile, questa la dice lunga. È facile vedere come un truccatore possa tirar fuori la femminilità da una donna che è la donna stessa in questione, quindi c'è molta sofferenza. Guarda, hai detto delle cose molto provocatorie, io credo che ci accenderemo molte polemiche, perché fondamentalmente tu stai dicendo una cosa che a volte, per esempio, il transessuale è più femminile di una donna, ma non femminile. È che utilizza degli diciamo archetipi in questo caso... A teatro per far vedere delle scene, si caricano delle scene perché tu le possa vedere da lontano. Certo. E quindi diciamo ci sono personaggi che... o persone che hanno delle esigenze e una voglia di caricare quindi tu in qualche modo stai dicendo è un talento che stai dicendo la donna oggi è poco femminile e la donna contiene la femmina e la femmina contiene la donna, sono un tutt'uno inscindibile, solo che si è fatto un po' di confusione quello che io ritengo oggi si è fatto un po' di confusione fra l'essere donna ed essere femmina, perché la femmina ha un rapporto col mondo, la faccio molto semplice, mia moglie quando mi dice una cosa da femmina, io faccio qualsiasi cosa, buttare la spazzatura, muovere le cose. E lo dice da donna è un'ora. Ci sono momenti che mi dice una cosa da donna, che io dico Gioia, cambia mestiere. È bellissima. Perché sono indisponibile, cioè proprio avere una donna a casa è una punizione divina. Io quello che dico è... Io penso che bisogna... È molto interessante. Io sto facendo... Stai facendo un bravissimo. Sono all'inizio, quindi stai facendo una fuoco. Cosa proprio incredibile. Stai accendendo il fuoco. No, perché ha diverse letture. No. Sentiamo invece un attimo lui che cosa ne pensa dal punto di vista, diciamo, Vincenzo. Personale. No. Beh, io anzitutto dico una cosa, adesso non è perché voglio fare il piacione, voglio essere ingraziato. Perché è stato detto che c'è qualcosa di... che dentro di te c'è... Io ho un grandissimo rispetto sempre per l'opinione altrui, certo. Perché in base, ma questo non lo dico perché voglio fare il saputello, è dall'opinione altrui veramente, io dico sempre, si può sempre e comunque apprendere, certo. E quindi fortificare le tue idee o se no demolirle. Per me rimanere sempre uguali da 0 a 90 anni non funziona, per me siamo sempre in continua evoluzione. Allora, per me la donna, vedi, e qui arriviamo, io ho un'altra visione della donna, ho un aspetto più onirico,
nel senso, io vedi, la vedo da un punto di vista anche musicale, non per farla entrare nel mio lavoro. Se io faccio una sorta di anamnesi artistica musicale da quando, che ti posso dire, dai primi del Novecento, quando c'era un certo tipo di musica, ad arrivare adesso, per me la donna è passata da un tono, chiedo scusa, non voglio essere musicista a tutti i costi, dal tono minore al tono maggiore. Cioè, nel senso che la donna siciliana è diventata molto, ma molto più solare, più aperta, più tranquilla. E è chiaro che per me la perfezione è quello di non dimenticare il ruolo di mamma. Adesso no, perché vogliamo fare i mammoni. Allora, la parte di... Prego. No, no, è molto interessante. No, la parte di mamma non si deve perdere. Come non si deve perdere neanche quell'aspetto ammiccante della donna e soprattutto della donna moderna, che è quella che tu la puoi trovare tranquillamente a cavallo di una moto, cosa che quando eravamo bambini noi te la sognavi. Cioè, allora io sono diventato in questo, ho vissuto, diciamo, questo escurso 6 anni in una maniera anche abbastanza veloce, e se mi permettete, non voglio essere logorroico, no, ma dico questo. Certo. Allora, noi siamo un po' la terra di mezzo, dove Tolkien non c'entra, però siamo i figli di mezzo. Noi veniamo da un passato di lume a petrolio, di dopoguerra, perlomeno per quanto mi riguarda nella mia età, ai nostri figli, ai miei figli, che mi dicono, senti papà, cioè, capito? Allora, e che hanno il cellulare, che hanno tutta questa cosa. Allora io mi sono trovato in questo ventaglio, praticamente, a dover scegliere cosa deve essere la mia donna, che devo dire sono stato fortunato, e mia moglie, che sa fare la mamma, perché è bello essere mamma, e non è per fare retorica, e che però poi può essere anche... A me non piace l'accezione femmina, vi chiedo scusa di questo. Io non ho mai usato questa cosa. Sì, è molto, diciamo, particolare. Antropologica. No, lo rispetto, lo rispetto. Infatti in molte mie canzoni io non definisco la donna, la definisco sola per me con un aggettivo, che è bella. Infatti ho fatto bella il vento, bella il mare, adesso sto facendo bella il sole e concludo la trilogia. In qualche modo la rendi praticamente un'astrazione, esatto, la trasformi in questa bella, questa diventa per me la donna, è il sogno. Poi è chiaro che la mattina ti alzi, e qui vedi, viene il bello, secondo me, certo, perché se una donna oggi è anche, io non voglio fare la, spezzo la lancia solo per la donna, se oggi la donna è più aggressiva, si cura troppo, e magari in una maniera... Cosa antitetica. No, 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 sai perché? Perché l'uomo comincia a guardarsi attorno, e quindi che cosa succede? La vuole sempre in tiro, la cosa. Invece io dico, sai quanto è bello amare la donna? La mattina quando si alza. Io amo mia moglie quando si alza e dico, quando sei bella. Cufau caffè oggi, Cufau, perché quello è importante, capito? I ruoli, cioè, che sarebbe chi fa il caffè oggi. Esatto, chi fa il caffè oggi. Però, no, prima, ma è bello perché se tu dopo il complimento di cuore, il caffè lo fa lei, capisci? Certo, questa è la cosa, lo fa anche con molta più volontà di farlo. Penso che stiamo un po' allontanandoci però da quello che è il tema della puntata, ovvero la donna siciliana, non della donna in generale, perché credo che la donna che abiti a Mantova o la donna che abiti a Roma abbia concettualità diverse rispetto alla donna siciliana. Mi interessava proprio capire se la donna siciliana è ancora quell'immagine anche molto particolare che è stata raccontata, o se sta cambiando. Invece qui sembra che stiamo facendo proprio un'analisi sul femminile in generale, con delle cose anche abbastanza preoccupanti, perché la donna oggi, una persona, si è emancipata, ha assolutamente portato via quella parte, diciamo, di femminile che probabilmente era limitante, che addirittura è stata vissuta come un fatto negativo. Quindi il 68, tutto quello che poi l'evoluzione culturale che ha portato all'emancipazione femminile ha un po' cancellato, e forse lui vuol dire proprio questo, che la donna dovrebbe riscoprire il femminile che è in lei e non fare le cose che fa l'uomo, perché l'uomo ha paura di tutto questo. Io penso che la sofferenza forte sia dell'uomo. L'uomo oggi si mette in grossa discussione di fronte alla donna. La donna fa paura. No, è destabilizzato adesso. Molto. Perché molto. Siamo andati oltre il limite. La donna oggi pretende determinate cose, anche a livello interpersonale. Pretende anche nel rapporto uomo-donna, pretende cose che prima erano inimmaginabili. Oggi la donna commenta l'uomo. Qual era una cosa indecente prima? Pensare che una donna potesse dare i punteggi a lui. Forse lo faceva. Lo faceva nella sua mente, strettamente con le sue amiche. Oggi lo fanno pubblicamente, il che è un grosso problema. Noi maschietti stiamo andando proprio in crisi. Questo mamma. Dico, perché loro se non proviamo a provare anche.
Sì, aspetta. Visto che... Che hai provato già? Che hai iniziato? Ancora. La glassa non è acqua. Col dito rigido, Prima piano per il mio dito, grazie. Complimenti allo chef, perché veramente è eccezionale. Delizioso. Dunque, stavi dicendo? Io ho... No, io dicevo questo, che come tutte le cose fatte per eccesso, poi cominciano a non essere più messe su un bel... È come quando tu addobbi una tavola, metti tantissime di quelle cose, non riconosci più nulla che ha quella delicatezza, perché diventa massa, perché diventa confusione, perché diventa tutto. L'alternativa di essere diventata così estremamente maschili è una cosa che io non tollero, ma da donna non lo tollero. Perché la grazia è una cosa che è nata in noi, e il fatto di aggredire un uomo... No, secondo me c'è stata un po' una confusione, sì, nel esatto. senso che emanciparsi non doveva significare diventare un succedaneo dell'uomo, esatto. perché la donna non può essere uomo, cioè proprio per la sua struttura, per la sua capacità proprio di procreare, cioè la donna è donna, l'uomo è uomo. Io ho l'impressione invece che la donna in qualche modo sia voluta diventare uomo, è questo che impressiona, ma è successo anche qui? Ecco, io ho dei dubbi. Ecco, questo io volevo... È successo anche qui. Sì. Io ritorno da circa 6 anni, da un'esperienza di 20 anni di lavoro all'estero, nel mio ambiente teatro, mi occupo di teatro, danza nello specifico. Tu sei ballerina? Io sono ballerina coreografa. E coreografa al Teatro Massimo, però più che altro... Ci terrei a sottolineare che mi occupo di sociale, ho oltre 500 ragazzini di zone svantaggiate della città di Catania che, diciamo, occupo i loro pomeriggi, se così si può dire. Questa è una cosa molto bella e anche molto meritoria. È molto carina. E, occupo i loro pomeriggi con il canto, la danza, provo a tirare fuori qualcosa, proprio li vado a prenderli da dentro i quartieri, diciamo, un po' più a rischio. Vado a prendere e poi li porto in teatro, ovviamente, però io proprio li vado a pescare perché mi hanno detto che quella ragazza... Purtroppo, ecco, voglio dire questo, secondo l'ambiente io vedo che ci sono donne eccezionali, ripeto, al mio rientro ho visto cose che non esistevano, io non potevo andare a 16 anni con le mie amiche fuori a mangiare la pizza, dovevo andare col fidanzato, con l'amico, oggi voglio dire, non sono... sono sterilizzate, li vedo, non sono sterilizzate, è giusto perché ho vissuto in Germania, in Svizzera, lì era normale, li vedo andare tranquillamente così. E c'è però una Catania, secondo me, secondo la mia esperienza di vita, così come c'è nella donna in tutti gli aspetti. C'è una parte purtroppo che vive un po' ai margini della società e che, attenzione, non vogliono neanche uscire da quel margine. Perché spesso io li tiro fuori e loro li scappano dentro, io rivado e li riprendo e loro ritornano dentro l'ambiente. Però quando riesci anche con una, così come a me è successo, è una grande soddisfazione. Quindi tu mi stai dicendo, io, per esistono esempio, due Catania, un esempio, una Catania una emancipata, Catania, emancipatissima, che paragonabile è bellissimo a qualsiasi vedere, città perché io sono Italia. Una super femminista, quindi voglio dire, con ma tutta la mia con la mia femminilità sono assolutamente d'accordo sul fatto che la donna deve fare non quanto, ma se possibile anche di più, perché è dell'uomo, perché ha le capacità intellettive, fisiche, si dice che è debole. Ma sono d'accordo, però a un certo punto deve tornare. Perché abbiamo una capacità fisica incredibile. Il problema è però che abbiamo non due Catania. Uomini. No, noi dobbiamo assolutamente. Mondo infatti io, vedi, l'essere i capelli li curo. Io la mia più grande vittoria è una ragazza di uno di questi quartieri che, no maestra, non vengo più a danza perché il mio fidanzato, sai, si vedono le gambe, non vuole, cose preistoriche, no? Che però esistono, che io sento tutti i giorni. Riuscire a portare lei di nuovo in teatro e a dire, guarda, non è un uomo di oggi, è un uomo che andava bene per la tua bisnonna, capito? Anche se vivi in una realtà dove... Quindi devi ritornare, ancora, devi ritornare, esiste, devi ritornare in teatro perché un giorno ti pentirai di questa scelta. Lei adesso è in teatro, per me ha questa è una vittoria. Ha lasciato il ragazzo. Ha lasciato il ragazzo, ovvio, non c'era altra alternativa. Però questa è un'altra, l'ho persa al contrario, no?
preferito. Però come vedete in qualche modo emerge. È una lotta, è un comunque è una lotta. Un attimo che lui continuasse a esprimere. Poi volevo tornare un attimo perché sì, è molto interessante. No, allora io ovviamente nella mia descrizione parlavo, la normalità è una cosa molto astratta, diciamo di condizioni di vita civili, dignitose, dove c'è il dialogo, dove c'è il dialogo e dove c'è un minimo di cultura di vita, perché la cultura non è quella dei tomi, ma è anche soprattutto della vita. Assolutamente. Allora io dico questo, esistono, lo dobbiamo dire, anche questo tipo di realtà, mia moglie insegna in un quartiere che è Librino, esistono queste cose, le conosciamo, però queste cose, a me farebbe piacere dirlo anche così, cioè non esistono solo nella Sicilia, no, esistono no, dappertutto, perché no, ragazzi anche a Ro, sennò entriamo nei luoghi comuni, entriamo nei quartieri napoletani, entriamo nel suono del Maranzano, no, allora, ma vabbè, allora se uno quando viene in Sicilia a terra pensa di trovare quella a dorso di mulo, no, lo troverà pure nell'entroterra, nelle cose. Allora qual è il discorso? E credo la lotta forse non solo degli astanti, ma io penso un po' di tutti i siciliani di buona volontà, visto che dobbiamo ovviamente regionalizzare la cosa. La lotta è questa, cercare di ognuno di noi col nostro buon esempio di creare quell'humus bellissimo, culturale, artistico, sociale, affinché la donna o le nostre ragazze, le nostre figlie, il nostro futuro possano un giorno dimenticare i padri padroni, le sevizie, il fidanzato, la fuitina a 14 anni e cose di questo. Quando mia moglie si trova una in terza media che è incinta, lei dice una vita forse non vissuta, perché ti ritrovi, per carità, in una bellissima cosa di maternità, ma in magari in un momento sbagliato. Allora cerco di chiudere dicendo queste cose ahimè esistono. Allora, c'è una frase bellissima di cui io ho sentito, e perdonatemi se ve ne faccio dono, non certo per fare la citazione, di Gesualdo Bufalino, che un giorno disse una cosa illuminante, bellissima. Disse, e io la sposo per tante cose, anche certo, per questo. Dice, chi ascolta Mozart non potrà mai diventare mafioso. Se la leggiamo tra le righe è di una bellezza incredibile. Cioè, chiunque ha a che fare con l'arte, con la cultura, con la sensibilità umana, con l'aspetto più bello che noi abbiamo, sicuramente crescerà e diventerà una bellissima cosa. Vedi, I am a dreamer. Mia moglie insegna inglese, speriamo che l'ho detto bene. Io sono un sognatore, come diceva John Lennon. Io credo che un giorno la donna avrà quello che diceva Berta, quell'equilibrio, che dopo tanti anni di sottomissione cioè adesso devo sottomettere. Io invece mi auguro che ci siano i toni giusti, gli equilibri dove faccia la donna, faccia. Guarda, e senza diventare uomo, molto, perché altrimenti diventa un clone assurdo. È molto difficile. Io credo che l'equilibrio lo troverà nel tempo, piano piano. Adesso in tutte le cose, è necessario cedere per arrivare a una situazione. Ma certo, vedo il nostro amico stilista però che è silenzioso. Ascolto, lo abbiamo sopraffatto. Questo è un problema di parole. Perché noi lo abbiamo anche. Io sarei curioso anche di sentire il tuo parere su. Beh, il mio parere dal punto di vista mio professionale, naturalmente, perché su quello mi posso addentrare di più. Diciamo che l'archetipo della donna siciliana, cioè, è donna, quello, più o meno, anche perché molte volte è fonte di ispirazione, naturalmente. Quindi tu vesti la donna in una maniera anche molto particolare, molto classica? Sì, dipende poi anche dai periodi, dalle stagioni, dalle ispirazioni, dalle mode del momento. Però certo, chi si ispira alla donna siciliana, l'archetipo è quello, il nero, il pizzo, la velatura, il rossetto rosso. È anche un grande erotismo. È un grande, perché certo, il nascondere, il non far vedere è più erotico del far vedere, certo, no? Molti stilisti basano molte loro collezioni solo su quello, però potrebbe essere anche delle varianti interessanti sul tema. La Sicilia naturalmente per ispirazione non è solo quello per quanto riguarda la donna, perché con tutte le dominazioni che abbiamo avuto, insomma, le ispirazioni possono essere migliaia. Si vede dai volti delle persone che sono qui, che sono veramente estremamente variegati, insomma, sì, quindi sono frutto di tante dominazioni, di tante razze che si sono fuse. Noi parliamo tanto di cultura multietnica, ma l'Italia è stata sempre una cultura multietnica. Sì, sì. Mi spavento quando praticamente c'è qualcuno che non capisce che noi siamo frutto comunque di una fusione incredibile.
mi preoccupo molto quando si parla di... Dimenticano, il passato si dimentica. Credo che però sia giunto il momento di lanciare la pubblicità. Ciao Pino, siamo qui in compagnia di Giulio Cesare Senatore, amministratore della Bioelisir, che abbiamo già incontrato precedentemente per parlare di un'altra crema, che era l'elicina, agli estratti di bava di lumaca. Questa volta invece parliamo di Aurora, una nuova crema che nasce in Sardegna. Giulio, parlaci di Aurora. Allora, Aurora è una crema completamente naturale, che contiene un ricco apporto di estratti di piante proprio caratteristiche della Sardegna. Tra le altre possiamo citare sicuramente l'elicriso, il ginepro, il mirto e anche il sughero, che è un'applicazione abbastanza innovativa dal punto di vista cosmetico per le sue particolari proprietà anti-aging e di lifting proprio della pelle. In più l'abbiamo arricchita con oro 24 carati, che oltre a darle un pregio proprio per la presenza di questo metallo prezioso, che ha delle proprietà cosmetiche molto interessanti, perché è un rigenerante e un antiossidante della pelle. E per completare l'apporto proprio dei principi attivi abbiamo introdotto anche un rappresentante del regno animale con il miele di corbezzolo, che è un miele molto pregiato prodotto in Sardegna. Tra le altre bene, cose. E alle persone che vogliono acquistare questo prodotto? Allora, la possono richiedere in farmacia, oppure possiamo invitare le persone a chiamarci per avere maggiori informazioni e per eventualmente ordinarla, perché noi spediamo in tutta Italia senza nessuna spesa aggiuntiva, quindi invitiamo le persone a contattarci al numero in sovraimpressione e a visitare il sito, che è www.auroracosmesis.com. Bene, grazie a Giulio Cesare Senatore. Pino, a te la linea. Ci stavo però sentendo la versione del nostro amico stilista con i pizzi merlenti. No, ma i pizzi neri. Al vedo non vedo. La donna siciliana è quello, perlomeno quello che si immagina. Con la calza nera. Forse era. Sì.
Ma no, lo è ancora purtroppo in alcune zone, ma neanche purtroppo, perché molti stilisti sono ispirati alla donna siciliana. Non voglio fare nomi perché per via di marche, però voglio dire. I tuoi prodotti dove vengono distribuiti? Cioè, se tu sei uno stilista che produce o sei uno stilista che lavora? Sì, noi produciamo a marchio mio, produciamo qui a Catania. Qual è il marchio? Giovanni Canistra. Ah, proprio così, nome e cognome, diciamo. Sì. Fai delle tue collezioni? Mie collezioni, ho iniziato con l'alta moda a Roma, durante le collezioni dell'alta moda. Ormai, diciamo, esportiamo più nei paesi arabi, Medio Oriente, perché è questa un campo... Questa similitudine, però, Sicilia, un mondo arabo... Ci avviciniamo molto, quindi il nostro stile è molto amato. Quindi ancora nell'alta moda o nelle collezioni? No, rimango nell'alta moda e sposa, collezioni sposa e alta moda. Ma il nostro filosofo dei capelli... Il capello! Stupendo, anche perché lui non ne ha, quindi voglio dire, sarà così che è nata la passione, cioè è nata proprio per questa esigenza. È il voto che uno fa, no? Ma come nasce? Ci si priva dei propri per dedicarsi a quelli degli altri. Come nasce questa passione? Cioè, come si diventa filosofi dei capelli? Cioè, la cosa che mi... È una cosa molto banale per me, perché lo dico sempre, perché, diciamo, io ho fatto questo mestiere perché amavo vestire bene e mi piacevano le donne, è una cosa molto, molto banale. Infatti è un modo di vestire poi, molto perché singolare. Dico sempre che mio padre mi ha mandato a fare questo lavoro perché, visto che non vuoi studiare, chi fa un'attività artigianale o artistica in genere è sempre uno che non ha voluto studiare. Esatto. La realtà era un'altra, che molti, io li chiamo i maestri del contenuto, avevano difficoltà a comprendere la magia che c'è nei matterelli. E quindi io ero definito sempre un delinquente, e quindi ho dovuto fare un franchising, fra l'altro un mondo molto grande, perché cercavo un luogo dove poter abitare come persona, perché sono quindi sempre tu stato... lanci da Catania, sei quindi un franchisor, sì. Che praticamente sviluppa cosa, cioè in effetti il franchising? Noi ci occupiamo di... noi modelliamo forme, materie, volumi e colori per esaltare la bellezza di una persona. Ma il franchisor in genere ha un marchio. Sì. Ha un logo che praticamente... Marchio Compagnia della Bellezza, che lo si dà ai parrucchieri. Diciamo, è un marchio, è un franchising che si sviluppa attraverso, diciamo, dei personaggi che vogliono in qualche modo... È un marchio che viene dato in concessione a delle persone. Il marchio poi in sé cosa porta? Porta... un pacchetto. Formazione, organizzazione, insomma, tutto quello che serve al parrucchiere o a, diciamo, all'artigiano oppure... all'imprenditore per poter far bene il suo lavoro. Quanti punti di franchise? Facciamo la ricerca. Noi attualmente, diretti e indiretti, abbiamo 1000 negozi in tutta Europa. Beh, quindi è un franchising che è cresciuto proprio tanto. È un marchio leader in Europa ed è partito da Catania. Ed è partito da Catania. Che fa molto onore, perché farla partire un'attività che in genere è dal nord che scende al sud, fare il processo inverso è un processo... Ma sai, io dico sempre, io mi occupo di arte di esistere anche, a proposito di... Arte di esistere? Sì, a proposito di questo, perché un tempo fa, c'è un libro che se vogliamo donarlo alle signore, visto che i signori li lasciamo... Ci siamo rotti i bulbi, è bellissimo. Ci siamo rotti i bulbi, questa è una storia però che ci piglia tutta la trasmissione. Oh, è bellissima, cioè, è proprio è una cosa che io adotterò proprio come slogan di vita. Ci siamo rotti i bulbi. È bella la copertina. Mi dispiace dover regalare questo però a una signora, cioè mi sono rotti i bulbi. No, ha detto solo ai signori, non alle signore. Ah, solo ai signori, solo ai signori, perché non sarebbe corretto. Ha detto noi faremo finta di nulla e lo prenderemo. A proposito di bulbetti, questi sono i bulbetti e la gioia. È molto bella questa immagine, complimenti. È bella, proprio bella. Questi sono i si parla dei bulbetti e la gioia, praticamente a proposito di donne. Ecco, mi puoi però in sintesi molto... E in sintesi è semplice, io ho scoperto in età avanzata, intorno ai 40 anni, perché siccome vedevo che c'erano delle persone che si avvicinavano a me subito dopo, quando si allontanavano, io mi sentivo svuotato e povero. Ho fatto le tacche, ormai ci sono tutte, ecografie, radiografie e tutto, a un certo punto non si è capito cosa mi mancava e ho dovuto parlare col principale, perché tu che ora sei venuto a Catania, c'è un posto bellissimo a Catania che è a Ognina, dove tu c'è un contatto diretto, non so con chi, però c'è. Sì, ma questo è incredibile, tu stai parlando in cose che poi devi assolutamente farti una chiacchierata con... Di cui ne rispondo personalmente. E allora c'è un luogo dove tu parli, a un certo punto c'hai una domanda nella testa, la porti lì, non si sa c'è come. C'è veramente questo. Arriva la risposta. E come si chiama? No, c'è il bar Balsamo, poi è un posto preciso. È un bar.
E ogni scusate ragazzi, fatemi capire. C'è un posto che è un bar, dove uno va, una pizzeria, va lì, mangia la pizza e la risposta. Intanto c'è un posto dove c'è un porticciolo e poi il mare aperto. Dove c'è il porticciolo c'è un bar. E io fino a 40 anni mi vedevo in questa barchetta, pur avendo fatto delle cose molto belle nella vita, mi sentivo tipo una barchetta attaccata davanti e d'arrere, nel molo. La barchetta andava davanti e andava d'arrere. Non andava avanti. Per una tristezza infinita. Però nel momento che, scusami, devo andare avanti io con la trasmissione perché c'è lo chef lì che sta arrivando, stanno arrivando anche i piatti. Quindi. Il primo che vi è stato servito è una pasta che si chiama busiata, è tipica del trapanese, una pasta artigianale. A lente essiccazione. Catania fa omaggio a Trapani. Sì. Perfetto, questo è molto bello. Esattamente, molto noi spaziamo un attimo nella nostra isola che fra profumi e colori e quant'altro ne abbiamo veramente tante cose da provare nei nostri piatti. E quindi questa busiata in questo caso è stata preparata con una ventresca di ricciola e delle favette novelle con dei filetti di pomodori profumati al timo, ecco il profumo da dove arriva, da questa erba aromatica che è molto profumata. Buonissimo, grazie, veramente complimenti. Buon proseguimento. Grazie, veramente i miei complimenti. È un piatto delizioso questo qui. Questo veramente è leggero. Torniamo un attimo ai nostri bulbi. Allora, la faccio breve perché è lunga. Quindi mi sentivo che c'erano delle persone che si avvicinavano e si rubavano qualcosa, però era inspiegabile. Mi sono rivolto alla scienza, inspiegabile, dico faccio una domanda. Scusami, di una cosa energetica, a livello energetico. Io l'hai capito buono, cioè, no, di cioè, per cercare di capire io. Un po' così, sì, cioè, deve, sì ha qualcosa a che vedere privato, con privato, di un'energia, sì, di una... Ci capita ogni tanto che una persona ti dice una cosa e ti senti svuotato. Sì. E io ho cercato di andare a fondo. Di andare a fondo questa cosa. I vampiri energetici, esatto. E praticamente parlando col principale, che è un nome che gli ho dato così, tanto... Ma chi è il principale? È il maestro. Il maestro, non c'è un maestro. Io ho imparato questo mestiere comascio. Il principale è il boss, il capo ufficio, diciamo. Perfetto, io ho imparato il mestiere col principale. E quindi uno che mi insegna qualcosa è principale. Allora, ma non esiste. Ti dico che io non l'ho capito bene. Cioè, se dovessi che hai capito, non l'ho capito. No. Però faccio una domanda e arrivano risposte. E questo mi basta. Io ormai ho superato quella fase. Hai risposto a domande di qualsiasi tipo. Sai che c'è quando tu hai una domanda... Sì, ma vuole capire se fisicamente arriva una voce oppure arriva solo dentro come di te, la senti solo sta tu. Chiedendo, lo vorrebbe... Sì, non ce lo posso capire. Cioè, una cosa è tipo c'è... un racconto di te. Come facciamo a seguirci? Ma ci andiamo tutti. Ok. Cioè questa risposta la senti dentro o fuori? Ti siedi? Ti fai la domanda per fare scritta o orale e ti arrivano delle risposte. Beh. Per me c'è Marzullo, guarda. Okay. Perfetto. No, ma comunque Marzullo. Quello che dice è vero, il luogo esiste. Ma aspetta, in ogni caso accade, Caruso, io non posso dire, molte cose ho cercato di finire non di spiegarmi. Ma il bello è che tu ne parli con una tale semplicità e una tale... Perché io cosa faccio tutte le mattine, quindi faccio tutte le mattine. Tutte le mattine tu vai a sentire questo. Cosa sei? Si inizia la celebrazione del giorno, una cosa bella. C'ho cappuccino, raviola, ma il discorso cappuccino e raviola. Raviola di ricotta. La mattina. È un dolce nostro. Il discorso si fa veramente. No, i ravioli no, i ravioli perché mattina, se parliamo no. di raviola di ricotta. No, dolce, no, è un dolce. Dolce. Ma adesso la dolce, praticamente una attentato alla linea. Se parliamo di una cosa dolce, ci voglio. Perché il raviolo. Sì, sì, per favore, torniamo, concentriamoci su questa cosa, perché dall'oracolo arrivare ai bulbi il passo è lungo. La domanda era chiara. Dico, io voglio sapere, c'è qualcosa di spiegabile. Ho cercato nella scienza, l'attacco, questo. C'è qualcosa di spiegabile. A mia si fottono qualche cosa, si rubano qualche cosa. Tu veramente hai fatto l'attacco per questo motivo? Per vedere se si fottono i buchi. Ma stai scherzando? No. Gioco. Ah. Lo scherzo, ascolta, lo scherzo è una cosa, il gioco è un'altra cosa. Ma è interessantissimo, mi piace anche molto il tuo modo di sono abituato a giocare molto seriamente nella vita, però il gioco, è divertimento, no? Certo. E praticamente dice, no Jamie, ogni mattina quando tu apri gli occhi io ti mando 100 motivi per stare bene, immagina 100 bulbetti della felicità. E dico, fammeli capire come sono, poi io fuori di spiegazione l'ho capito com'era. Praticamente questi 100 bulbetti della felicità durante il giorno le devi coltivare perché se li fottono, se li rubano. Stacci attento amore mio, perché... Ma dico, mi ha dato tutte le mattine per 40 anni, amore, tutti i giorni, non mi hai scordato un solo giorno, non l'ho dimenticato. Chi arrivano i bulbetti? Tu apri gli occhi e io ti riempio il cuore di un'infinità di gioia. E ci sono sti 100 bulbetti, se tu te li fai fottere non è più responsabilità mia. Se li conservi, a fine serata si trasformano in gioia profonda, perché fanno le radici nel cuore. Ora non so se è vero o meno, ma io lo sento. È bellissimo.
L'indomani ti svegli con questa gioia profonda, con nati 100 bulbi che tu a coltivare, è un travaglio, cioè, è un lavoro, no, terribile, meraviglioso. Per carità, poi alla che fine prima si fottevano i bulbi. È una specie di album. Appena si fottono i bulbi, io oggi sono molto più attento. Per esempio, a proposito di donne, l'unica capace di spaccarmi tutti i bulbi, una cassetta da 100, ma proprio alle prime mattine, tu apri gli occhi, se per caso non la prendi bene, due parole, bastano due parole, capite male a volte, o a volte dette male, che c'è un disastro di bulbi. E la gioia del cuore se ne va tutte, poi devo arrivare fino a fine serata. No, no, ma conosco una persona così. Sì, uno arriva a fine serata che arriva stanco e svuotato. Bene. Non lo conosce una persona così. Io. Bisogna stare attenti. È un cane meraviglioso e bisogna stare attenti agli spaccabulbi. No, ritorniamo velocemente alla... No, ma vogliamo capire però bene, perché tu sei partito da questo posto miracoloso dove c'è l'oracolo. Dove c'è... Tu ti chiedi... No, tu ti chiedi... Barbalsamo, è un bar. No, ma ci sarà. Ascolta. No, allora, capisco che siamo in una terra magica, una terra assolutamente piena di mistero, ma immaginare che c'è una pizzeria dove tu vai e hai le risposte. È un po' surreale. Perché c'è il mare, c'è il porticcio. Ma c'è anche la pizzeria, però. C'è il mare, ma non c'entra la pizzeria. La pizzeria è il luogo dove uno si siede per cogliere la strada. Questo signore lo sa. Eh? Questo signore lo sa. Sì, perché ce l'ho tutte le mattine. Grazie, ma meglio. Fa pagare il biglietto, cioè non, no. Troppo buono. L'altro giorno è venuto un cameriere. Vuoi acqua? Dice, per favore, per la parità. Mi disse, ma scusate, ma lei cacchi vede tutti i mattini? E beh, ha ragione. Perché parlo col principale, il minimo. Sono bucato tutti i mattini e vivo solo cappuccini, caffè, cose, quest'acqua che a certe volte magari lodda. Dico, amore mio, alza lo sguardo che c'è la meraviglia. Perché... E poi c'è un qualsiasi posto del mondo, c'è la meraviglia. Ma non lo metto in dubbio, ma è la cosa curiosa è questa frequentazione di questo bar. E certo, ci sono molte domande che hanno risposte che abitano dentro e fuori di noi, in un mondo altro, che uno deve dargli risposta se vuole godere della vita. Certo, allora, questo è comprensibile. Allora, questa ispirazione tu l'hai avuta in questa pizzeria che si chiama Balsamo, facciamo una pubblicità. Dove, sì, ma è antichissima. Ma sarà antichissima, ci andranno migliaia di persone. Quanto è? 50 anni? A fare una specie di presentazione. E ora gli facciamo pubblicità. Ma assolutamente, anzi andremo tutti a assaggiare. È la mia pizzeria. Benissimo, perfetto. Allora questo signore si ritroverà una serie di persone che vanno là in meditazione. Onestamente vanno lì tutti quanti, guardano il mare e hanno questa ispirazione. Da questo i bulbi. Cioè, non capisco se questa ispirazione è venuta fuori lì. Cioè, no. Tu un bel giorno e senti una voce che diceva tu hai una cassetta di bulbi. No, io mi sarei preoccupato. No, l'ispirazione nasce, molte volte incontriamo delle persone o attraversiamo dei momenti della vita dove ci sentiamo svuotati, dove tutti gli organi sono a posto. Però stai male. Ma si sente che ci manca qualcosa, che possiamo chiamare la gioia di vivere, la gioia di vivere. E allora quando è assente mi sono chiesto il perché. E ho capito che è frazionata in tanti piccoli elementi, ma più che ho capito, ma non ha detto principale, se non lo diceva lui. No, io mi stavo invece preoccupando della sua presenza. Di quale? Non è un caso, forse perché lei si interessa di agilitazione. Lei già destinata, io finirò come il protagonista della patente di Leonardo. No, ti prego, la gente mi chiederà soldi per farmi andare via, per cacciarmi. No, perché il principale anche. Beh, il principale è molto bello. Allora, vabbè, quindi è un certo. Sarò motivo di studio per. No, di riabilitazione. Brandonella, no, non mi riabiliti. Assolutamente. Guardi. No, non c'è neanche da provarci. Poi. No, non volevo essere. Ho avuto un'enorme fortuna nella vita di essere sempre stato rifiutato. Da quando ero piccolo fino a quando ho fatto questo famoso franchising, perché ho dovuto fare un luogo dove abitare, cioè avere delle persone a cui poter. Tu ti sei creato un luogo immaginario, no? Ti sei creato un luogo immaginario. Il luogo c'è, lo tocco. Il godimento è reale. Poi se è immaginario non lo so. Tu vivi nel virtuale fondamentalmente, perché tu hai un'azienda grandissima che comunque poi si estrinseca attraverso i tuoi affiliati fondamentalmente. Si estrinseca attraverso gli affiliati e la soddisfazione di centinaia di migliaia di donne che si servono. Che pensano a te praticamente. Ma sai che tu potresti addirittura pensare a un mantra. Sicuramente, cioè, sicuramente alimento molti cuori, questo è poco ma è sicuro. Sì? Sicuro. Hai per quale motivo? Molte donne che ti amano? Lì bisognerebbe fare una distinzione fra voluti bene e essere amati. Certo. Perché ho avuto tante persone che mi hanno voluto bene, ma amati poco.
è, l'amore è una cosa molto, poi innamorare. Allora, devo dire, posso dire, l'amore è una cosa che si fa. Allora, una volta dici io ti l'amore amo. L'amore è una cosa che si fa? Sì, l'amore si è una cosa che si fa. Usciamo fuori dal tema. No, ma posso dire una cosa? No, l'amore rientra comunque nel... È importantissima questa cosa che volevo dire. Proposito femminile e maschile, no? Il maschio e la femmina. Maschio e femmina Dio li creò. Perché insomma, femmina è messo nella Genesi. Maschio e femmina Dio li creò. L'uno è necessario all'altro. Donna e uomo, l'uno non è necessario all'altro. Questo è il passaggio importantissimo. La cosa si complica di... Ma perché fa riferimento all'istinto, esatto, maschio che non è questa la stessa cosa molto, per donne e uomo. Questa è la cosa molto importante. No, io devo dire una cosa che però è importantissima. Quando praticamente io ti ho visto la prima volta, ti ho incontrato prima della puntata, sono un attimo... ho sentito una situazione anche molto particolare. Perché non una vibrazione, una chiusura. Ho detto sua. Sì, sarà molto difficile riuscire a comunicare con... Invece poi ho scoperto, è una sensazione, è lo una voglio dire, invece devo essere sincero, una persona bellissima, una persona che ha una umanità, ma c'ha soprattutto, secondo me, un mondo da raccontare incredibile. Ci siamo rotti i bulbi, è ridicola questo, cioè si vende in edicola, in libreria. Io penso che sarebbe da consigliare realmente. A quale camera la posso per salvaguardare i propri bulbi? Sì, sì, perché poi lì nel coso dice come saper dire agli spacca bulbi, perché poi anche come ce lo dice è importante. Come si dice uno spacca bulbo? Non mi rompere più il bulbo. Caso in siciliano se lo dico. Sì, sì, puoi dirlo, puoi dirlo. No. Qual è? Quando parlavo di tutte le cose. Ma no, lo dillo, dai, non siamo così. Allora, è una, è una parola del cambiamento. Media, però è bella perché è una parola del cambiamento. Dilla. A proposito di schizofrenia e cose, hanno scoperto, io prima ancora che accadesse questo, dicevo che nel libro c'erano le parole del cambiamento. Fra l'altro hanno scoperto che le parole del cambiamento abitano in un altro luogo del cervello, più che dove è la parola. Praticamente dice, ora ci hai rotto la minchia. E questo è tutto. Ah, si può dire? Allora. Ma è diventata quasi un detto seriamente. Comunque è stata sdoganata da anni. Però tutta l'Italia dicendo. Sì, però detto seriamente, no? Ogni tanto qualcuno si avvicina perché mi piace tantissimo e ti vuole rubare i bulbetti. Come se ora ci stai rompendo la minchia. Punto. Ma il bulbo non appartiene alla minchia. Però quella cosa si fa complicata. No, perché vorrei capire se ci sta una. E perché quando si rompe nulla? Quando si rompe quella, c'è cioè proprio. Allora, stiamo parlando della donna, stiamo parlando della femmina. Qui stiamo parlando di altro, vero? Del maschio. Infatti, mi pare del maschio e femmina. Ma stiamo parlando dello spinotto. Se lo spinotto, gioia mia, viene attaccato, è un grande problema. Per esempio, ho dovuto dimenticare tutte le buone creanze che mi hanno insegnato, perché. Per esempio, a me hanno insegnato, ti rubano 1.000 euro, assicutale, non ci pugnano la testa. Inseguili. Con i bulbetti, con il principale e cose varie, ho scoperto che se ti rubano 1.000 euro, dici, ma amore mio, fagliene correre altre 1.000. Ma assolutamente d'accordo. Perché non solo, che intelligenza che hai, chissà quanti soldi farà. Ma assolutamente d'accordo. Però, se ti rubano un bulbetto della felicità. No, quello no. Quanti bulbetti della felicità ti hanno rubato? Beh, noi abbiamo due finestre aperte sul mare, ma guardiamo... Due mondi diversi. Due mondi diversi, perché lui chiama forse le stesse cose che chiamo io in altri... Io, cioè, non lavoro di bulbi, lavoro di altre cose. nel senso che è vero, in realtà, quello che lui dice è quello che... Basta andare a Recanati, io dico. Quando tu ti affacci dal colle dell'infinito... Cioè lì capisci la grandezza, esatto, tu apprezzi la grandezza del poeta, perché il poeta che vede, in realtà quello che si vede non è la poesia. E lui dice delle cose, secondo me, a mio parere, giuste, che sono quelle che bisogna guardare attentamente e capire se quel mare è pescoso, lo capisci solo se hai una grandissima creatività e fantasia. Quello che si dice di noi, i famosi creativi, che sono... diciamo a livello un po' Gassman diceva c'era una linea sottilissima fra il confine e poi la schizofrenia, quindi noi camminiamo, esatto, sì. Bene. Esatto, bravo. Allora io dico esattamente che non, per me non si tratta di una persona di bulbi, io ancora lo vedo in lotta, ti spiego, io appena ho compiuto i 50 anni
mi si perdoni la citazione di Bitti Grilli, non che da incendiario sono diventato pompiere, ma sicuramente guardo il mondo adesso con una saggezza che io non pensavo di avere, perché te lo dice uno ribelle, cioè mio padre non mi salutava per i capelli lunghi, cioè io sono uno che ha fatto le lotte studentesche, io sono uno che ho detto al mio discografico cioè questo disco costa troppo, cioè io voglio dire, io ho fatto delle mie lotte, per carità, rispetto. Lui ancora secondo me dentro di sé, ma questo non lo biasimo, lo rispetto, cioè, secondo me è ancora in lotta, io invece non sono in lotta. Io da un po' di tempo a questa parte, si sente anche nella mia musica, sono in amore. Oh, sai, è una grande conquista. Molto bello, molto bello. Però attenzione, può darsi che domani la riperdo, non lo so. Però non si tratta di... Forse, sei in amore, è bellissimo proprio come sì, termine. Sì, no, io sono in amore assolutamente, me ne accorgo dalla musica che faccio. Però permettimi un attimo, perché lei invece è in lotta. Sì, è in lotta perché insegna anche... a difendersi. No, io sono un'esecutrice, più ci sono gli insegnanti, ci sono, io ho imparato. Lei è un'eroina, devo dire la verità. Io posso, se mi permette, di alzare la mano. Perché devo dire, è eccezionale. Lei veramente ha fatto una cosa oggi che poche persone avrebbero fatto. Ma non è niente, la mano tagliata a pezzettini, il sangue che schizzava, c'è una scena apocalittica. Ma più che altro lo preoccupate per le macchie del vestitino nuovo della domenica. Lei è molto vicina al mondo cinese. Sì, sì, moltissimo. Infatti vedo anche dall'abbigliamento. L'abbigliamento, sì, come dici tu, rappresenta quello che è la disciplina o l'induzione o l'assolutismo maoista, però io seguo le discipline marziali, quindi c'entra un po' meno. Marziali sarebbero di guerra. Beh, marziale intanto è la personalità, la concretezza di guerra, sia di attacco che di difesa. Io faccio sia l'uno che l'altro perché faccio parte dell'Accademia dei Dragoni del Sud, che è l'unica accademia. Ditelo, ma è uno scherzo, cioè, voglio dire, lui si sono rotti i pulpi, tu fai parte dell'accademia, com'è, i Dragoni del Sud? Dragoni del Sud. Devi sapere che io sono un appassionato di draghi. Sì? Io sono un fanatico, appassionato di draghi. Ed è una cosa meravigliosa. Del mondo celtico, tra l'altro. Sì. Ma proprio... Ed è bellissimo. Comunque guarda che tra i draghi è la mia disciplina, insomma, corre molto, molto buona intesa. Sì. Sì. Io comunque... Il drago cinese è C, no? Sì. No, vabbè, l'Yin e Yang è lo stesso, l'equilibrio. Io faccio il Tai Chi, io studio. Tai Chi, sì. Anzi, pratico il Tai Chi, che è ben diverso. Col mio maestro Rino Limoli, che è uno degli ultimi discepoli dell'ultima famiglia Chen. Sì. Però prima di parlare di queste cose veramente sublimi, di draghi, eccetera, c'è il nostro amico chef. Il tuo nome, perché. Il mio nome è Giuseppe Fucile. Preoccupante, anche tu, cioè non mi bastavano i draghi, non mi bastava anche il fucile. Preoccupante. A Catania, fucile. No, da quando eri piccolo, come ti chiamavano? Sono tranquillo. Come ti chiamavano quando eri piccolo? Moschetto lo chiamavano. No, fucile a carne corte, quindi? Adesso una carne mozza. E come si chiama? La lupara. Perfetto, quindi era fucile. Un luparetto. Era un luparetto, perfetto. Allora, cos'è questo splendido dolce che ci hai preparato? Per completare il vostro pasto vi ho preparato un semifreddo alle nocciole e pistacchi di Bronte con una salsa al cioccolato. Pistacchi di Bronte? Di Bronte, perché sì. Pistacchi di Bronte? Perché si parla tanto di questi pistacchi di Bronte che sono molto famosi ormai in tutto il mondo e purtroppo la produzione non riesce a fronteggiare quella che è la richiesta. Quindi noi fortunatamente ancora riusciamo a trovarli tramite un privato che comunque li produce in maniera con un'azienda familiare. Le persone che vengono in questa struttura, Romano Palace Hotel, sì. Gustano le stesse cose che abbiamo. Sì, certo, come no. Nei nostri menù, innanzitutto i prodotti della nostra terra. E poi comunque cerco di preparare dei piatti che escono un attimo fuori dall'ordinario, ma senza strafare, senza estremizzare troppo le ricette, quindi magari sviluppando dei gusti che possono abbracciare la maggior parte dei palati. Anche questo è splendido. Grazie. E anche questo buonissimo. Si sposa benissimo, secondo me, anche con questo vino. Che cosa ne pensa la nostra sommelier? Io ancora non ho provato il vino dopo, quindi non mi posso esprimere. Sto provando intanto questo. Molto posso sacco. Chiedere io questo, certo, caramellato interno che è pazzesco? Sì, questo è praticamente una cioccolata con delle nocciole
un croccantino che noi mettiamo proprio in mezzo, che dà questo contrasto morbido croccante che poi è un'esplosione di sapore. Sì, lo garantisco, mamma mia. Davvero? Chi dovesse trovarsi a Catania, invitiamo a venire a conoscere il nostro amico chef qui al Romano Palace Hotel, che è una struttura bellissima, che si trova a La Playa, che è una, da quello che ho capito, una zona di Catania, cioè balneare. La spiaggia, la zona balneare. Grazie. Buon proseguimento, allora, grazie. Grazie. Diciamo che noi siamo quasi alla fine, la nostra ora è veramente volata in una maniera assolutamente pazzesca. È giunta cioè, l'ora. Io credo che. Ma la Sicilia è così. La Sicilia veramente mi ha coinvolto, mi ha preso enormemente la mano. Io sono stato veramente benissimo in vostra compagnia, anzi avrei piacere di potervi rincontrare in tante altre puntate, perché vi sarebbero tante cose veramente da dire, da continuare, soprattutto a capire bene questa saggezza quasi orientale, no? questi bulbetti. Allora io non posso che... Posso chiudere con una cosa riguardo le donne? Puoi chiudere con tutto, anche perché veramente abbiamo i minuti con te. No, voglio dire solo questo, che comunque al di là di quello che può essere la considerazione della donna siciliana, ha fatto dei passi incredibili in avanti, ma come concretezza, non solo per l'apparire. No, quindi, ho finito. Sì, ma questo è vero, anche perché, ripeto, c'è una classe imperiale femminile siciliana che veramente fa onore all'Italia. Sì, anche perché, come aveva già detto lui, comandava sua madre, la Sicilia ma è una così, terra ma matriarcale, questo, lo dietro, è sempre dietro stata. Dietro ogni grande uomo detto c'è una grande questo, donna. Va detto, è così. Si recupera il rapporto con l'esterno, ma la donna ha sempre comandato. Io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata. Ringrazio i nostri amici, do appuntamento a una prossima puntata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.